Iniziamo oggi una nuova serie di interviste sulle più importanti infrastrutture lucane. Oggi vi vogliamo parlare della diga di Monte Cotugno, una struttura che ha una storia molto importante fatta anche di rivendicazioni sociali e di comunità locali. La serie è appunto nuova, ma in realtà l'intervistato è una vecchia conoscenza di Buongiorno Regione. Siamo qui con Pierluigi Argonetto di Libera Scienza. Grazie per essere qui come ogni mercoledì, sempre entusiasta Pierluigi, grazie mille. Grazie a voi. Parliamo innanzitutto di dighe. Qual è la loro funzione in genere nella nostra economia, nella nostra società e in particolare quella di Monte Cotugno, che funzione ha? Sì, le dighe sono forse tra le infrastrutture ingegneristiche che insieme alle abitazioni e alle strade hanno sempre caratterizzato un po' la storia del genere umano. Hanno una storia di millenni, le costruivano gli Egizi, è famosissima la diga che ha fatto costruire Nerone per la sua villa di Subiaco, che è riuscita a sopravvivere per millenni fino al Medioevo. La funzione delle dighe è quella molto basilare di regolare il flusso di acqua di un fiume in generale per avere a disposizione una riserva d'acqua che poi possa essere utilizzata per l'agricoltura, per uso potabile e negli ultimi anni anche ovviamente per l'uso industriale, così esattamente come la diga di Monte Cotugno. Fra l'altro questa è la più importante diga in terra battuta d'Europa, insomma un primato interessante per la Basilicata. Sì, è molto importante anche perché le dighe possono essere costruite fondamentalmente in due modi diversi, o in cemento armato appunto o in terra battuta. Quella di Monte Cotugno, quindi realizzata nel comune di Senise negli anni 70, i cui lavori sono terminati poi nell'83, è la più grande diga d'Europa in terra battuta. Ha delle dimensioni veramente notevoli perché ha un fronte di oltre 1,8 km e un'altezza di 60 metri. E poi basta per avere idea, diciamo, delle dimensioni di questa diga considerare che può contenere fino a 5.300.000 metri cubi d'acqua, che è veramente tantissimo, e per quanto riguarda invece le caratteristiche infrastrutturali e ingegneristiche e quindi per immaginare quella che può essere anche la pressione di tutta quest'acqua, dobbiamo semplicemente ricordarci che un solo metro cubo di acqua arriva a pesare una tonnellata, quindi sì. Siamo veramente parlando. Infine Pierluigi, c'è questa interessante curiosità, quella della presa del tappo, un fatto che lega la diga alle comunità locali. Ci racconti un po' che cosa fu questa presa del tappo? Tutte le grandi opere ingegneristiche hanno un impatto anche sulle comunità e sulla società nelle quali vengono realizzate. Ai giorni nostri è famosissimo l'esempio della TAV, ad esempio in Val di Susa. Il rapporto tra la città di Senise e la diga di Monte Cotugno è stata sempre di amore e odio. Amore perché ovviamente ha portato grandi opportunità, odio perché la realizzazione di questa diga ha necessariamente comportato l'esproprio di una buona parte di terreno che all'inizio era coltivabile. Il culmine della tensione sociale si è raggiunta nel marzo del 1984, quando un gruppo di cittadini ha praticamente sequestrato per alcuni mesi il tappo della diga, quello che doveva consentire l'avvio della raccolta delle acque proprio per protesta, fino a quando non fu raggiunto un accordo tra il governo e la regione su un riconoscimento di indennizzo economico e di un piano di investimenti che potesse dare respiro alla comunità che aveva sacrificato appunto dei terreni coltivabili per la costruzione di questa grande opera. Una storia molto curiosa, quindi grazie mille Pierluigi Argonetto di Libera Scienza, insomma primavera, tempo di scampagnate.